sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take. Ci occupiamo di un'importante tavola rotonda dedicata alla solidarietà, un appuntamento, quello di venerdì 16 dicembre nella sala mostre della Biblioteca Comunale di Via Ioriati ad Erba, sicuramente importante, importante per il nostro territorio e anche per quello che è l'impegno di tante persone che stanno dedicando gran parte del loro impegno alle opere missionarie. In questo caso parliamo di Claudio Benaglia, che già conosciamo, con noi è il cugino Alberto, che ringraziamo, e anche l'assessore alla cultura del Comune di Erba, Franco Brusadelli. Il perché della presenza sia dell'assessore che di Alberto Benaglia, l'abbiamo detto, una tavola rotonda sulla solidarietà. Si parte dalla presentazione di un volume particolare che ora Benaglia ci presenterà e poi ci sarà la possibilità appunto di soffermarsi su quello che è l'impegno di tanti volontari anche nel territorio erbese. Allora Benaglia, questo libro con un titolo un po' particolare. La ringrazio. Devo innanzitutto ringraziare molto velocemente l'amministrazione comunale di Erba e l'assessorato alla cultura nella persona dell'assessore Brusadelli. La serata come sarà? Sarà sviluppata dando voce alla solidarietà, dando voce anche ai volontari che interpretano la solidarietà in un modo chiaramente eccesso, dando tutta la loro sensibilità alle persone povere o bisognose. Sarà una serata ancora all'insegna di riflessioni su un volume che è stato scritto da Claudio. Un volume che a 360 gradi ci permette di vedere, pure a distanza, ma di vivere un po' la vita africana e di vedere l'Africa verso il mondo e viceversa il mondo verso l'Africa. Perché solidarietà? Sulla nostra locandina si legge solidarietà senza l'accento. Come sappiamo, nella lingua swahili e nella lingua anglosassone non c'è l'accento, per cui ci stiamo orientando sempre di più a parlare e a inserirci nella cultura africana, quindi solidarietà. Solidarietà, il titolo del libro scritto appunto da Claudio Benaglia, ma solidarietà è il tema della tavola rotonda. Assessore Brusadelli, interessante questo progetto di mettere assieme almeno per una serata attorno ad un tavolo quelli che sono i rappresentanti e i responsabili delle maggiori cooperative e associazioni che operano sul territorio. Sì, grazie Giuseppe. Sicuramente, come voi sapete, Erba ha ben 130 associazioni, sia nel settore della cultura, dello sport e dei servizi sociali. E io, quando Claudio, che ho incontrato il mese di maggio ad Erba, e conosco Claudio da tanti anni perché Claudio è stato mio collega quando entrambi eravamo docenti alla scuola media Puecher, e mi ha prospettato la presentazione di questo nuovo libro, io con Claudio sono rimasto d'accordo di organizzare per il tardo autunno o al massimo l'inizio dell'inverno una serata dove si potesse presentare il libro, e io avevo prospettato a Claudio l'idea di organizzare una tavola rotonda
sulla solidarietà, coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti da tanti anni sul territorio. E quindi a questa tavola rotonda ho invitato come relatori, e li ringrazio per la loro presenza, il dottor Marco Missaglia, che è anche il presidente del Rotary, oltre che un dietologo e che ha già tenuto altre conferenze in biblioteca. Poi ho pensato di invitare padre Walter, che oltretutto è stato compagno di Marisa, della moglie di Claudio, alle scuole superiori, e che è responsabile delle missioni dei passionisti. E poi ho pensato di invitare anche la dirigente del Consorzio del Bese Servizi alla Persona, dottoressa Patrizia Magretti, perché il Consorzio del Bese fa capo, per quanto riguarda i servizi sociali, a 25 comuni dell'Erbese e del Triangolo Ariano. E ho invitato anche a intervenire il responsabile dei Noi Genitori, Felice Mella, il responsabile del Noi Voi Loro, Ambrogio Ripamonti, e il responsabile del Melograno, oltre che presidente dell'AIONS, Roberto Dugo. Però il punto di partenza, come dicevamo, è il Kenya, la terra in cui opera Claudio Benaglia. Ecco, vogliamo dire due parole in merito all'attività del gruppo di solidarietà Kenya Onlus, e in particolare del libro? Beh, attualmente, da quando Marisa ha studiato questo progetto, sono passati alcuni anni e sono state fatte tantissime cose. Ora parliamo di 320 bambini che aumentano di 40 unità tutti gli anni. Il progetto è arrivare a 500 con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, con 16 dipendenti, tra cui il preside, le maestre, l'infermiera, tre suore, ne arriverà una quarta con l'inizio del 2017, e quindi c'è già una collaborazione sempre più stretta tra la Chiesa Cattolica di Malindi, nella persona del Vescovo, Barbara, e quindi pensiamo di avere altre opportunità, tante altre opportunità, direi. Tutto questo chiaramente grazie agli amici che sostengono questa associazione e alle istituzioni anche locali. Possiamo dire, Assessore Brusadelli, che questa tavola rotonda aggiunge qualcosa di nuovo nell'ambito di quelli che sono di quello che è il ricco programma di appuntamenti sotto le feste natalizie, che coinvolge non soltanto l'assessorato alla cultura ma anche quello al tempo libero. Sicuramente adderba il periodo prefestivo decisamente nutrito e significativo. Sì, grazie alle diverse associazioni che operano sul territorio, perché ahimè le casse dei comuni sono sempre più vuote. E lo so bene io, visto che sono anche assessore del bilancio, devo dire che grazie alle associazioni riusciamo ad organizzare una serie di eventi durante il periodo natalizio che sicuramente danno la possibilità agli erbesi di uscire di casa, di incontrarsi e di festeggiare al meglio le feste di Natale. Un piccolo particolare, una sorpresa sicuramente, la sveliamo a questo punto: nel corso della serata ci sarà la possibilità di dialogare direttamente con Claudio Benaglia dal Kenya. Sì, questa volta l'eccezionalità è proprio in questo fatto. Abbiamo fatto le prove con un collegamento Skype, le prove hanno dato esito positivo. Ci auguriamo di trovare giù in Kenya la corrente giusta, perché non sempre purtroppo è del voltaggio che necessita. Comunque sicuramente sarà questa serata all'insegna di Claudio che potrà vederci e noi potremo vederlo, e sicuramente salutare tutti i convenuti con i ringraziamenti del caso. E allora ripetiamo l'appuntamento, quello di venerdì 16 dicembre alle 20:30 nella sala mostre della Biblioteca Comunale di Via Ioriati a Derba. La nostra Africa in un libro, Claudio Benaglia con il suo Solidarietà, La svolta, e a seguire la tavola rotonda sulla solidarietà.
Ringraziamo Alberto Benaglia, l'assessore alla cultura del comune di Erba, Franco Brusadelli. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. Flash to my bones, oh, when love is dead, I'm loving angels instead.